sentirmi meglio, ecco qua, adesso dovreste riuscire a sentirmi. Quindi benvenuti a tutti, ben ritrovati. Quello che è diventato il nostro consueto appuntamento con Language Master Academy online, ormai stanno diventando quasi una tradizione i nostri appuntamenti in live streaming, tanto che quasi non fanno più notizia. Allora, come già mi chiedeva qualcuno di voi, le lezioni saranno disponibili a breve, appena finiamo di trattare questo argomento dedicato a linking words e connettori. Per tutti gli iscritti ai corsi via email, vi manderò i soliti appunti. Per stasera cominceremo a fare un piccolo ripassino. Quindi nella prima ora, ora e mezzo, continueremo ad affrontare il discorso che abbiamo lasciato perdere la volta scorsa, quindi faremo un ulteriore approfondimento sui modelli del discorso e sui connettori vari. Avremo modo di fare un pochino di esercizi. Voi siete sempre connessi tramite WhatsApp e tramite i commenti della chat live di YouTube, quindi vi invito sempre a contattarmi ogni qualvolta avete dubbi o domande. Io mi fermerò ogni di tanto in tanto per dare spazio alle vostre domande e rispondere, e ovviamente per interagire nel momento in cui ci sarà da esercitarci insieme nella parte di applicazione pratica di quello che vedremo stasera. Allora, detto questo, andiamo a fare un piccolo ripassino di quello che abbiamo già visto l'altra volta e che dovrebbe essere ormai stato assorbito. La volta scorsa ci siamo dedicati all'approccio delle linking words utilizzate per contrastare, ok? Linking words contrastive, parole dei connettori contrastivi per contrastare in parte o in tutto un determinato enunciato. Noi avevamo detto in questo frangente stop saying but, ok? Al posto di dire sempre l'espressione but, ok? Possiamo utilizzare altri connettori come although, even though, in spite of, oppure despite, ricordando che queste due espressioni in realtà devono essere accompagnate o da un sostantivo o dalla ing form, che lo ricordiamo ancora una volta, è un altro modo per sostantivizzare il verbo. Quindi sostanzialmente in spite of o despite più sostantivo, sia esso vero o verbo sostantivizzato, ok? Avevamo visto che but poteva essere utilizzato come per connettere due idee contrastanti, quindi con l'accezione di except for the fact, quindi qualcosa è vero tranne per il fatto che vado a limitare quindi la realtà di qualcosa, quindi the food was good but very expensive, eccetera, eccetera, oppure con il significato di yet, eppure. He is poor but proud, quindi un aspetto negativo, in questo caso he is poor, quindi è povero, but proud, ma orgoglioso. Altri connettori potevano essere although, con il senso di sempre la stessa cosa di but, ok? It can be used at the beginning of a sentence, avevamo detto, può essere utilizzato all'inizio della frase, con il significato sempre di but oppure di despite, quindi vedete che in realtà sono molto simili. Avevamo fatto un approfondimento sul discorso stilistico che può fare magari la differenza tra l'utilizzo di but, although, despite o even though, e il discorso enfatico, il caso è nella fattispecie la differenza tra although e even though. Ok, per chi si fosse perso la puntata della volta scorsa, la trovate disponibile nella nostra lista di video del canale di YouTube. Tra l'altro, se qualcuno ha avuto modo di smanettare nella nostra homepage, avete visto che stiamo facendo un po' di revamping della pagina, stiamo rinnovando un pochino la grafica, i contenuti e stiamo preparando un sacco di cosucce, speriamo carine, e che dovrebbero essere disponibili entro non molto tempo, entro breve. Incrociando le dita. Ok, quindi but, although, oppure se vogliamo essere più enfatici, even though. Quindi vado veloce su questa parte, visto che è un ripassino per tutti e soprattutto per chi non c'era. Quindi, oltre a questi, avevamo visto anche in spite of e despite. Ok, avevamo fatto un po' di esempi. Per esempio, prendo il secondo esempio del primo caso, in spite of. He was very fast in spite of being terribly overweight. Oppure, despite her illness, she came to work. Ovviamente in questo caso abbiamo despite her illness. Illness è preceduto da her, aggettivo possessivo. Ovviamente l'aggettivo possessivo è parte dipendente della parola illness. Quindi abbiamo sempre despite più un sostantivo. Ovviamente il sostantivo può essere accompagnato da diversi determinanti, quali aggettivi, possessivi o altro, qualificativi e quant'altro. Quindi fanno sempre parte del sintagma, in questo caso, della subordinata. Ok?
Quindi, detto questo, io ripeto, se ci sono un pochino di domande potete sempre farmele tramite commenti o tramite chat, non vi preoccupate, io ogni tanto mi fermerò per darvi la possibilità di recuperare un attimo. E poi avevamo visto un pochino di esercizi. Questi esercizi sono, queste sono le frasi che abbiamo fatto la volta scorsa, avevamo già visto le soluzioni, per chi volesse cimentarsi o esercitarsi a titolo esemplificativo ovviamente ve le lascio, fanno parte delle slide, ne vediamo solo alcune, tanto per riprendere un po' il concetto. We enjoyed the picnic despite the rain. I am going to have a dessert in spite of being on a diet. I am really hungry even though I had a big breakfast. I never eat vegetables even though I know they are healthy. And it was an excellent meal despite the unfriendly waiters. Quindi vedevamo un po' di esempi di utilizzo di questi connettori contrastivi. Ci siamo goduti il picnic nonostante, a dispetto della pioggia, questo era il primo esempio, oppure seguendo l'ordine dall'alto verso il basso, il secondo era ho intenzione di prendere il dolce nonostante sia a dieta, nonostante il fatto che io sia a dieta. I'm really hungry, sono veramente affamato, anche se ho fatto una colazione abbondante. Non mangio mai la verdura, anche se so che fa bene, che è salutare, e è stato un pranzo eccellente a dispetto dei camerieri poco amichevoli. Ok? Avevamo fatto poi altri esercizi, un'ulteriore esercitazione di riscrittura delle frasi, anche qui sorvolo sulle soluzioni, tanto sono sempre quelli, e stasera vorrei affrontare con voi il discorso delle linking words dedicate invece ad aggiungere invece delle ragioni, dare delle ragioni, aggiungere, quindi parlare di uno scopo o dare una motivazione. Quindi expressing purpose or giving reasons. Io vi ricordo sempre che dopo la spiegazione seguirà una parte dedicata alle esercitazioni, e quindi tenete i cellulari alla mano oppure il vostro account di YouTube pronto, perché ce ne occuperemo a brevissimo. Ok? Alcune cose sono abbastanza semplici, io in realtà nel frattempo sto riconfigurando un attimo le finestre del desktop di modo che posso tenere sotto controllo lo studio e contemporaneamente anche la chat, così se volete scrivermi per qualsiasi cosa cerco di rispondervi in maniera più real time possibile. Stasera invece andiamo a vedere quello che è le aggiunte, come andare ad aggiungere un'informazione che è relativa allo scopo di quello che vogliamo fare o per dare delle ragioni. Possiamo utilizzare to, possiamo utilizzare for, possiamo utilizzare altre espressioni un pochino più evolute come in order to, so as to, so that. Prima di andare a vedere queste formule un pochettino più avanzate, però andremo a vedere un attimo a livello teorico e pratico l'utilizzo di to e l'utilizzo di for. Perché? Vedo che tanti studenti si confondono spesso e volentieri, anche fin troppo, su quando utilizzare to e quando utilizzare for per esprimere il fine. I'm reading this book for the exam o I'm reading this book to the exam. I'm studying for the exam or I'm studying to the exam. This tool is intended for writing or this tool is intended to write. Ok, ci sono un sacco di confusioni, oppure hai un esempio ancora più classico è I go to the library to study for the exam or I go to the library for study. Tanta gente mi dice for study, il for più infinito generalmente non si fa praticamente mai, non si fa mai, ok? Di base ricordiamoci che se vogliamo esprimere un fine utilizziamo to più infinito oppure for più un sostantivo o più una ing form che, come avevamo visto per despite o in spite of eccetera eccetera, altro non è che una forma sostantivizzata del verbo e quindi la possiamo includere come teorema corollario, possiamo includerla nella lista dei sostantivi. Quindi for più sostantivo o to più infinito del verbo, ok? Cercheremo di esercitarci anche su questa cosa in modo da non confonderci, anche perché la domanda è: ci sono dei casi in cui li posso usare entrambe oppure no?
In realtà ci sono tanti casi in cui posso usare sia to che for. La cosa però non deve confondere, perché la cosa su cui dobbiamo sempre fare mente locale è attenzione a come lo utilizziamo. Non è che posso usare to e for e non me ne frega niente di quello che metto dopo. Se uso to dovrà seguire un infinito, se uso for dovrà seguire un sostantivo oppure la ing form del verbo. In order to, so as to seguiranno, come vedrete, un infinito di solito, e so that vedremo che ha un costrutto un pochino più complesso, ma non tantissimo. Ok? Pronti a buttarci dentro nel dettaglio della faccenda. Ok, linking words part 2. Ok, cominciamo a rivedere la spiga, a riprendere un attimo anche un po' di active listening, ok? Un po' di ascolto attivo per cominciare a far lavorare un attimino le celluline grigie. Quindi andremo a vedere gli esempi e le spiegazioni in inglese e poi andrò a commentarvelo un attimino in italiano, tanto per iniziare di nuovo a farvi abituare dopo quasi una settimana di fermo di lingua inglese. Magari invece vi siete ammazzati di serie su Netflix e state praticando, più non posso, non lo so, tanto meglio. Ok, so. Let's go with the explanation. So, as we can read in the slide here, okay, on the screen, to and for are both used to express a purpose, okay? To express the my final action, to express why, the reason why I'm doing something, okay? To requires an infinitive, so it is compulsory. We have to add an infinitive version of the verb after to. While for is followed by a noun or an ing form, as we have already said before. So, for plus ing form is usually, pay attention, employed to express general purpose, but not for specific actions. Now we're going to see some examples to better explain these reasons. So, for plus ing form is usually employed, that is to say, it is usually used, okay, to express a general purpose, but not in specific cases. Then again, so to plus infinitive versus for plus noun or ing form. Let's take a look at the following examples. For example, we have Avery was running to catch the bus. Avery is the name of a boy, a kid, or a person, okay, a male name, okay. So, I'm sorry, I'm just messing up with the microphone. Okay, just put in place, and here we go. So, Avery was running to catch the bus. Second example, most people work to earn money. This machine is used to cut plastic. Or we can also say, this machine is used for cutting plastic. Fourth example, why don't you come over for a cup of coffee? For plus a noun, for a cup of coffee. I could have said also, why don't you come over to drink a cup of coffee? But would like easier and more direct to say for a cup of coffee, okay? Of course, you drink the cup of coffee, or not to slice or to burn it. What do you do with a cup of coffee? Usually, it's drinking it. Okay, so you can just can't come over for a cup of coffee. So come on, okay, let's have a cup of coffee together. Then fifth example, this heater is to keep the plants warm in winter, or for keeping as well the plants warm in winter. What I wanted to say is this one, okay? Let's focus on this, on these last two examples. Then we are going to comment and discuss more in detail also the other examples and make further practice. But take a look, a close look at the following two examples. So this heater is to keep, so is meant, is intended. So the main purpose of this heater is to keep the plants warm in winter. This is a general statement. So I'm just describing that there is a tool, a heater, okay, whose main purpose, whose main reason to exist, whose function is to keep the plants warm in winter. This is a general statement. I'm just saying that there is a heater, and usually a heater is meant for keeping things warm. So I'm not saying anything strange, anything odd, anything awkward, okay? So the heater generally is here to keep the plants, okay? Indoor plants like fir, oak, flowers, and so on, plants in general, okay? Warm in winter. I'm saying something general, okay?
In the following, in the last example, on the contrary, we have I put the heater on to keep the plants warm. So usually it's not a heater intended for keeping plants warm, but it's just a standard heater, okay? A stove, it can be an electric stove or something, but despite of the fact that the heater is meant to keep maybe people warm, in this specific situation, in this specific case, I use the heater to keep the plants warm. It's not the main purpose of the heater in this case. It's me. It's just what I want to use it for, okay? The heater has another purpose, but in this specific case, I need something to keep my plants warm, so in this specific case, I use this heater for a specific purpose, okay? Which is okay, it is good, but only limited to this specific situation, okay? To this specific moment. So this is more specific. In this case, when we are talking about something really specific, I prefer using, but English language and English speakers, an English grammar requires that, okay? It's a grammar requirement, it's not a preference, okay? It's a general rule, okay? Usually we use to keep, okay? Because it is specific. So in specific cases, we don't use for doing something, but to do this, okay? To do this in this specific case. So usually the preference is when you want to express a purpose, usually, generally speaking, use to plus ing form. If you want to use for, to plus infinitive. If you want to use for plus a noun or plus an ing form, remember that you must follow a noun or an ing form to the use of for. So for plus noun or ing form as well. But never do for plus to infinitive, okay? So, in the first case, let's go back from scratch, okay? Avery was running to catch the bus. Or, Avery was running for catching the bus. That would sound awkward, because this is a specific case. So, it's the case of, it's Avery's story. And Avery had a purpose. Avery had to catch that damned bus. So, in this case, it's specific. So, I'd rather use running to catch the bus instead running for catching the bus. It's not that Avery has a habit and every day he runs for catching the bus. It's not his life purpose, I hope, okay? Again, most people work to earn money. This could be a general statement, and I could have said most people work for earning money as well. In this case, being a general statement, not something too much specific, I could use both. But again, remember, most people work to earn money, that's okay. Most people work for earning money is okay too, but never do most people work to earning money, never. Or else, most people work for earn money. This is the most common mistake Italian speakers do when approaching English basics, okay? When they approach English language and then they start using two or four, they just say, most people work for earn money, because we use for when we want to express purpose, okay? In Italian language, we would have said something like, la maggior parte della gente lavora per guadagnare soldi. So in this case, again, we just think about for and we translate word by word, which is the worst thing that you can ever do ever in your life, translating word by word. It can do you good while you are learning the very basics of language. So the cat is on the table, but never, because you already know that, for example, even the use of determinative articles are not the same between English and Italian language, not to mention other languages, okay? So never stumble upon this mistake and error, and never be taken in by this mistake of translating word by word.
it won't do you any good, okay? So remember the structure, remember the logic, and remember the use people, native speakers, do of their language, okay? And learn by practicing and learn by remembering patterns, okay? Modelli. Grammar patterns, logical structure. So it's logic to have two plus infinitive, because usually the infinitive form of a verb is two plus verb. So to work, to study, to do, to make, and so on. Because you already know that in English, that very same word, study, without two, can be a noun. Work can be a noun too, il lavoro. While to work is the verb lavorare. That's the complete infinitive form. There is also the bare infinitive, which is the infinitive without to, but this is going to get a little bit complicated for you. It's not what I wanted to do to explain to you tonight. So I want you to focus on these two patterns. Two plus infinitive and four plus a noun. Okay? If you are going to do or to express a general statement, please always a general statement, you can use both, you can use two and four. If you are going to express something specific, always use two plus infinitive. If you have doubts, if you have any doubts, should I use two, should I use four, what should I do with both of them, okay? If you have any doubts, just stick with two. Two plus infinitive. So instead of saying, if you have a doubt with the verb, this heater is to keep or for keeping, just to keep. Stick with to keep. When you want to express a purpose, use two plus infinitive. Okay? Let's move forward. Then we have other ways to express a purpose, which are really a little bit higher in politeness or in form, okay? They can be more formal, okay? In this case, we are going to see much in details, in order to, so as to, and so that, which is often used with will, can, would, and could, and we are going to see some example of them. So all these expressions, all these connectors are used to express a purpose, but in what sense and in which way? Now we are going to study in which way. So if you are if you read what I have written, okay, prepared in this slide for you, we can see that they are all used to express a purpose. So in order to, so as to, and so that, there are three ways to express the same thing. Purpose, reason. So again, the question would be, but Guido, why should I have to learn two, four in order to, so as to, and so that to express the same fucking reason, okay? That's simple. More formal than two. So they are more formal than two. So it always depends on the context. If you are talking in a pub with friends after a couple of beers, you can stick with two and four, that's okay. But if you happen to be in a more formal situation, again, you are attending a meeting, a business meeting, or you are in a formal situation, maybe you are in a restaurant and you are with people you don't know very well and you don't know how to behave. And being too informal in a situation you cannot control or that you cannot know very well, or maybe it's a new situation for you, it's never a good advice to get a little too informal, and we can sound too much rude, okay? I know that in Italy, being Mediterranean people, we are used to informality, and it's all about like, hey, how you doing, what's going on here, and what's up people, hey doc, and stuff like that, and we may find interesting or exciting to use informal language and an informal style in conversation, but when we are abroad, it's not always like this. There are a lot of things that we have to consider. There's a lot of stuff, cultural background that we have to consider, for example, okay? And when we don't know very good the cultural background, as the American used to say, is always safe,
never sorry, which is a shortening of a very famous saying, and which goes like, it's always better to be safe rather than being sorry. Okay, so what I wanted to say is that what's the purpose of this proverb? Again, okay, if you don't know a situation very well, okay, it's better to stay safe. And the linguistic way of staying safe is sticking with a more formal way of speaking. In this case, maybe using in order to or so as to, depending on the cases, okay? And what else? So, they are all more formal than to, in order to, and so as to can be used with infinitive clauses, so are quite similar. Maybe so as to is even more formal than in order to. So in your case, you could just remember in order to, and that's okay. But not for tonight, because I'm going to make you sweat a little bit with some exercises. And then we have so that, forgot to add quotation marks, so that must be followed by subject plus verb. So it's a little bit more complicated to use so that, because it's a quite advanced expression, but I have added it because it's interesting to see all the possibilities that we have to express the same thing with slight different nuances. Okay, so in order to plus infinitive, so as to plus infinitive. That's easy to remember. To plus infinitive have the same that we said before. So that is often used with will, can, would, and could, but remember, it must be followed by subject plus verb. So that is to say that in this case, we have to use so that plus a whole new sentence. Okay, let's see some examples of this. In order to, the government took these measures in order to reduce crime. So, in Italian, it would sound like il governo ha preso queste misure al fine di ridurre il crimine. We could have said the government took these measures to reduce crime. Same. The government took these measures for reducing crime. It could be, grammatically speaking, it could be flawless, but it sounds a little bit awkward, because in this case, these measures in order to reduce crime is linked to a specific situation. Again, so better to use to instead of for. So, to reduce crime, standard, okay. In order to reduce crime, a little bit more formal instead of the other. Remember that always the longer the sentence, the higher the formality. More or less, it's not a standard rule, but it could be okay in most cases. Okay, so in order to, the government took these measures in order to reduce crime. Then again, Melanie was hurrying in order not to miss the train. Something that we have not mentioned yet is that, okay, if in order to and so as to follow an infinitive, the infinitive sentence could be both positive or negative. It depends. So what if I wanted to express a negative purpose? Just add not before to. Easy peasy. Okay, so Melanie was hurrying. If Melanie was running away from the train and she wanted to lose the train, we could have said Melanie was hurrying to miss the train. I don't want to take that train. So in order to miss the train. But in this case, it's negative. So I'm hurrying because I don't want to miss the train. So what's the purpose? Melanie is hurrying. In this case, it's in the past tense. So Melanie was hurrying in order not to miss the train. So in Italian, it would become Melanie stava andando di fretta al fine di non perdere il treno. Non perdere, okay? Non plus infinitive, perdere. The same in English, not to miss, but we have to remember that when we want to use an infinitive sentence in the negative form, we have to just add not before the sentence, but never forget to before the verb. Because it's an infinitive, so I have to use the complete infinitive form of the verb, that is to plus verb, okay? So not to miss the train. Let's move on.
so as to. I always keep fruit in the fridge so as to keep flies off it. And I have repeated keep a couple of times so it can be a little bit redundant, but we don't care about it tonight because I'm focusing on the use of the linking word, not on style. And again, he did not switch on the light so as not to disturb her. He didn't switch on the light so as not to disturb her. So as not to, again, same as in order to, it became in order not to, so as to, if we want to express this specific pattern with a negative infinitive, so as not to. So, I always keep fruit in the fridge, tengo sempre la frutta nel frigorifero, so as to keep flies off it, to keep them off, ok? Per tenere lontane le mosche. He did not switch on the light, lui non accese la luce, so as not to disturb her, al fine di non disturbarla. Okay, it could sound a little more literal as an expression, but it can be interesting to see these specific patterns and kind of and sentence structures if we want to maybe approach an advanced reading. Okay, they can be used in literatures, in short stories, in novels, and again, that's what we are going to discuss about in the next hour, in the next lesson. Okay, so stick with us. Last but not least, so that, which has to be followed, or again, it must be followed because it's a rule, okay, it must be followed by subject plus verb, and the verb can be accompanied by will, can, would, or could. In a lot of cases, okay? Let's take a look at the example. I'll give you a map so that you can find the place all right. Okay? Ti darò una mappa in modo tale che tu possa trovare il posto senza problemi. I'll post the video on Facebook at 3 p.m. so that it gets a lot of likes. Posterò il video su Facebook alle 3 del pomeriggio in modo tale che possa ricevere un sacco di mi piace, un sacco di like, okay? So, if we compare the translations of these sentences, let's go back to the first example. So, the government took these measures in order to reduce crime. Il governo ha preso queste misure al fine di ridurre il crimine. So as to, I always keep fruit in the fridge so as to keep flies off it. Tengo sempre la frutta nel frigorifero al fine di allontanare le mosche, di tenere lontane le mosche o in modo da tenere lontane le mosche. So that, I'll give you a map so that you can find a place all right. Ti do questa mappa in modo tale che tu possa trovare il luogo senza problemi. Ok, c'è una lievissima sfumatura anche in italiano, in questo caso di stile, quindi in order to, so as to, and so that. In order to and so as to sono praticamente interscambiabili, vedete voi se volete usare uno o l'altro, so as to suona un pochettino più formale, ancora più formale di in order to già è più formale di to o for, se possiamo usare for, ok? Quindi ricapitolando, to, for, so in order to, so as to, and so that. But so that, ricordate, dovete utilizzarlo per connettere sostanzialmente due frasi, di cui la seconda è il fine della prima. Quindi in realtà la logica di utilizzo è molto semplice se la vediamo così. Io faccio questa cosa, questo è il fine. In mezzo gli mettiamo so that. Io faccio questa cosa in modo tale che si possa raggiungere questo fine. Possiamo spezzare le due frasi del primo esempio. I'll give you a map, you can find a place all right. Ti do questa mappa. So that you can find a place, all right. In questo caso non potevamo utilizzare in order to perché mi manca l'infinito. Deve esserci un infinito che si attacca subito a in order to. Invece qua avevo so that e il soggetto. Non andava bene. Quindi se c'è un soggetto che se il fine inizia con un soggetto, quindi con una subordinata finale, in questo caso so that è da preferirsi, ok? Però vedete che la struttura risulta più formale. Avremmo potuto trasformarla dicendo I'll give you a map. Al posto di dire so that you can find a place all right, I'll give you a map in order to find a place. Or in order to enable you to find a place all right. Avremmo dovuto aggiungere un altro verbo, ma comunque la struttura cambiava perché al primo posto in quel caso lì avremmo dovuto mettere un infinito. La stessa cosa con so as to. Ancora più semplice l'uso del to. I'll give you a map to find a place all right.
ancora più semplice, ok? Dipende a quanto vogliamo essere un po' arzigogolati. Quindi, andiamo a ricapitolare prima di fare un pochino di esercizi. Intanto preparatevi perché adesso tocca a voi, perché io ho già la gola secca. Quindi, to più infinito, to più un sostantivo, una ing form. To può essere usato in qualsiasi caso, praticamente, se segue un infinito, per esprimere un fine. Frasi generiche, frasi specifiche. For invece viene utilizzato solo se segue un sostantivo o una ing form e può essere utilizzato per parlare di scopi generici ma non tanto per degli scopi specifici. Se vogliamo essere un pochino più formali possiamo utilizzare in order to al posto di to, poi vedrete voi a forza di utilizzarlo che capirete anche quando utilizzare uno, quando utilizzare l'altro a seconda del contesto. A volte può sembrare un pochino pomposo utilizzare in order to nel colloquiale, altre volte invece va benissimo. Fatto sta che la struttura grammaticale sostanzialmente non cambia, e lo stesso vale per so as to, solo che quello è già un attimino più formale, quindi lo utilizziamo in contesti magari lavorativi, letterari o comunque nella forma scritta, ma non al bar dopo 4 Guinness, ecco, quello sicuramente no. Suonerebbe un po' pomposo. Nulla vieta allo stile personale di ciascuno di voi di essere barocchi anche dopo 4 Guinness, ok? Vi sfido a essere parocchi dopo 4 Guinness. E so that, ok, so that invece in modo tale da, questa è una struttura un pochino più complicata, ma in realtà se abbiamo intuito la logica, l'utilizzo è veramente molto 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 semplice. Frase 1, frase 2, la frase 2 corrisponde al fine, ci infilo dentro so that. Frase 1, so that, soggetto verbo della frase 2, che esprime il fine del perché la frase 1 si è verificata, ok? Quindi, cominciamo a fare un pochino di esercizi su questa cosa. For example, qua voglio voi, potete scrivermelo via WhatsApp oppure potete scrivermelo nei commenti della chat che voi dovreste vedere, no, non di qua sotto, qui, ecco, forse ce l'ho fatta ad azzeccare l'angolino che è qui a destra. Quindi, se lo state guardando da desktop, se lo state guardando da mobile, non lo so, vedete voi in base alla vostra configurazione, la chat comunque dello streaming. Quindi, exercise number one, so, rewrite the sentences using the words in brackets. Nella parentesi, le parentesi sarebbero due, quindi sarebbero brackets, ma fa niente, ne ho usata una sola, pazienza. Ok, example given, ok, example gratia, ok, or for example. John is learning German, he wants to get a better job. Ve l'ho facilitata, vi ho già messo tra parentesi che connettore dovete usare. Avete due frasi, scegliete come connetterle, non c'è molta scelta. Quindi, John is learning German, he wants to get a better job. Ovviamente, una volta che abbiamo capito la logica, sappiamo come utilizzare il connettore. In questo caso è molto semplice. John is learning German to get a better job. Non c'è neanche il cambio di soggetto, c'è l'utilizzo del to e siamo a posto, ok? Quindi ancora vi invito, una volta che avete capito la logica, non mettetevi a tradurre parola per parola, ok? Cercate di capire la logica e il contesto. Una volta che la logica è dentro, siamo a posto. È come, un po' come andare in bicicletta, perché una volta che abbiamo imparato la connessione logica tra gli elementi del linguaggio, è molto più difficile da dimenticare che una lista secca o fredda di parole, perché la logica è una connessione, quindi attiva molto meglio le sinapsi e il processo mnemonico di memorizzazione, perché vado a connettere diversi elementi e li metto insieme in qualcosa di logico, di qualcosa di ragionato. Una volta che ho capito il ragionamento, riseguo il ragionamento come se fosse un filo d'Arianna e quindi sostanzialmente non ho più bisogno di studiare questa cosa per ricordarmela. Posso concentrare quindi la mia memoria per ricordare le parole con altre tecniche e tutto quello che volete, lettura, ascolto, sociogrammi, giochi, studio, esercizi, tutto quello che volete, ok? Ma se non c'è la logica dietro non riusciamo più a parlare in inglese sostanzialmente, perché abbiamo tutta la memoria che è occupata per dire oddio come si diceva quella parola, e poi scopriamo che non abbiamo più la testa per dire adesso che ho preso le parole, so che parole usare, non so come metterle insieme, che è la cosa peggiore sostanzialmente, perché vuol dire che conosciamo l'inglese senza riuscire a come metterlo insieme, come utilizzarlo. Ho comprato tutti i pezzi del puzzle ma non li so mettere insieme, non riesco ad appendere il puzzle in casa, è la stessa cosa, è frustrantissimo. Quindi logica,
Una volta che la logica viene metabolizzata, andiamo ad affrontare tutto il resto. In questo caso, io intanto sto sproloquiando, intanto che aspetto le vostre risposte, che spero che arrivino a breve, e visto che non vi vedo ancora scrivere, spero che siate in difficoltà con l'utilizzo della tastiera, perché in realtà queste non sono così difficili. Quindi, John is learning German, he wants to get a better job. John is learning German to get a better job. Andiamo avanti, intanto vi leggo le frasi così andiamo a vedere la pronuncia e andiamo a vedere anche se ci sono delle parole magari un pochino difficili che vi possono essere utili le traduzioni in italiano. Ok, intanto io tengo sotto mano il gruppo di WhatsApp e la vostra chat, di modo che vi posso... Stasera i pollini e stanno cominciando a girare e il mio naso inizia a prudere maledettamente. Ok. Quindi, andiamo a leggere le frasi sotto. Dick studies encyclopedias. Mm-hmm. Then he can answer to quiz questions. In questo caso dovremmo utilizzare so that. Dick studies encyclopedias. Then he can answer to quiz questions. Abbastanza facile questa. Sotto. John keeps some hens. Oh, hens sono le galline. A hen. La gallina. Mi ricordo un vecchio aneddoto. Non so se voi avete mai visto, sicuramente li avete visti, i vecchi cortometraggi della Disney, quelli ancora degli anni 30-40. C'era una serie che veniva denominata le Silly Symphonies, le sinfonie stupidine. Erano dei primi esperimenti di sincronizzazione della musica con l'animazione. E praticamente il cartone animato veniva animato appunto in sincronia con delle sinfonie di musica classica. E la prima delle una delle prime la prima se non una delle prime Silly Symphonies era The Wise Hen, oppure The Wise Little Hen, che era la saggia gallina, dove c'era Paperino, un maialetto e la gallina che zappava la terra perché doveva coltivare il mais, ma Paperino non la voleva aiutare e fingeva sempre di star male, eccetera eccetera. Molto divertente, sicuramente se andate a cercarlo su YouTube lo trovate in toto. Era The Wise Hen, la saggia gallina. So hen, gallina. So John keeps, questo per dirvi come io mi ricordo invece la parola gallina, perché me la ricordo dal titolo del cartone, quindi ho fatto l'associazione e me la ricordo. Quindi sempre cercate sempre di trovare qualcosa che vi stimoli, ok? Dick studies. Oh, Claudio comincia già a darci la risposta. Ok, Dick studies encyclopedia so that he can answer to quiz question. Great, good job. Ok. Sì, esatto. So that, quindi mi hai tolto, giustamente hai tolto then, fantastico, e mi hai messo un so that, ok, perché hai già capito che comunque nella stessa frase il then non ci stava, quindi direi che è perfetto. Anzi, ti mando anche una bella chat, un bel great, ok, chissà che cosa ho scritto, perché la chat qua funziona sempre un pochino in ritardo. Ok, perfetto. Quindi continuiamo. So Dick studies encyclopedias so that he can answer to quiz questions. Number two, John keeps some hens, he can get a lot of fresh eggs. So John keeps some hens, he can get a lot of fresh eggs. Connector to be used is to. Again, let's move forward. In the meanwhile, Tim is going on a diet, he wants to lose weight. Again, we have to use two once again, so quite simple. Jackie had to go to London. She had a trade fair. In this case, we have to use four. Trade fair is like an exhibition, a business fair, okay? And Jackie doveva andare a Londra, ok? She had a trade fair, aveva una fiera, probabilmente una fiera campionaria, una fiera di settore, ok? Scusate solo un secondo. Scusate, ma in questo periodo i pollini mi stanno facendo diventare matto. Ah. Viva le allergie di stagione. Perfetto. Ok, so. Next sentence. Oh, yeah. Claudio here. Oh, Claudio scatenato stasera, ok. John keeps some hens to get a lot of fresh eggs.
Perfetto, perfetto, ci siamo, direi che ci siamo. Direi che abbiamo capito il concetto sostanzialmente, ok? Mi manca Francesca stasera, dov'è Francesca che non sta commentando? Ah, ci si sta perdendo la lezione. Ok, andiamo avanti. So, Raul, shined his old country boots. He wants to show them off in the square dance contest. So that, quindi direi che ormai abbiamo capito come funziona sostanzialmente il modello, giusto? Roll shine, to shine vuol dire brillare, in questo caso shine. Allora, shine è un verbo particolare, shine ha anche una versione irregolare del verbo. Quando viene utilizzato come pulire, lucidare le scarpe, come in questo caso, possiamo utilizzarlo tranquillamente nella sua forma regolare. Ok. Quindi, Roll shine his old country boots, he wants to show them off. To show off vuol dire far dare sfoggio di qualcosa, non solo mostrare, ma show. Ok, sto leggendo i vostri commenti nel frattempo. He wants to show them off in the square dance contest. Square dance, cosa vuol dire square? Square è quadrato, ok? Quindi square dance, dance, la danza quadrata è la quadriglia, ok? La quadriglia. Quindi Raul ha lucidato i suoi vecchi scarponi country, li voleva, ne voleva dare sfoggio al contest, quindi alla gara di qua, alla quadriglia, alla gara di quadriglia. Ok, Alessia mi scrive solo to lose, però è comoda Alessia così, io voglio tutta la frase scritta. Claudio sta facendo uno sforzo immane qua per scrivere. Tim is going on a diet. Però mi hai sbagliato, però Claudio mi hai sbagliato questa qua. Tim is going on a diet. Ah no, ok, quindi Alessia ha corretto Claudio, perfetto. Sì, quindi la risposta corretta è Tim. Se riesco a utilizzare la chat senza ulteriori problemi. Ok, quindi Tim is going on a diet to lose weight. In questo caso dobbiamo rimuovere il verbo want perché non avrebbe senso. Perché Tim ha intenzione di fare una dieta per voler perdere peso. È bruttina forte. Quindi in realtà è più corretto utilizzare to senza il want in questo caso perché è già incluso nel to il fatto che lui vuole, perché quello è lo scopo, ok? Ok, invece Alessia ci risponde sulla frase di Jackie. Jackie had to go to London. No, in realtà no, qua non c'è neanche bisogno di dire per have a trade fair perché non abbiamo l'espressione to have a trade fair, non è una colazione, non è un croissant, non è una doccia, semplicemente c'è una fiera. Quindi sì, forse in realtà qua ho esagerato un pochino io mettendo she had a trade fair. Forse l'utilizzo non è proprio il massimo, lo stile non mi fa impazzire. Forse era meglio dire she had to attend a trade fair, ma non volevo che sembrasse troppo complicata da fare con il for, quindi in realtà in questo caso la versione corretta è semplicemente. Devo andare a riprendere un attimo la frase. Jackie had to go to London for a trade fair. Quindi, to go to London for a trade fair. Basta, quindi qua in realtà senza verbo. Andava benissimo. Doveva andare a Londra per una fiera. Io passerò tutta la serata a grattarmi il naso perché è una cosa impressionante ed è uno di quei momenti in cui invidio tantissimo i DJ della radio che non si possono vedere, anche se ormai ci sono tutte le televisioni online. Ok, qua che cosa è successo intanto? È successo che mi è andata a remengo la slide. Ok, la sistemo un attimo, vado in pausa e torno subito. Bastardo. Bastardo lo dico.
Ok, perfetto, ci siamo di nuovo. Eccoci qua. Quindi Jack had to go to London for a trade fair. Quindi poi abbiamo quella di Raoul. Tim is going on a diet to lose weight. To go to London for a trade fair. Looking what's up. Looking what's up. Perché c'è una frase con what's up? I'm saving up. I want to buy a new car. Ancora di nuovo, scusate, mi sta andando a remengo. Porca miseria. Portate pazienza. Allora. Ok. Eccolo qua, perfetto. Forse riusciamo a tornare indietro. Eccolo qui, perfetto. Ok. So Raoul shined his old country boots. He saw that. Senza il he però, ok, eccoci qua, perfetto. Quindi, Claudio ci dice. Ah, Deborah ha risposto su WhatsApp, ma io sono connesso e non vedo niente. Non vedo niente, Deborah, aspetta un secondo che controlliamo se hai risposto qui su WhatsApp. No, non vedo niente neanche qui in realtà. Allora, vediamo un po'. Ah sì, ok, è arrivato adesso. Sì, ok, perfetto, ok, scusate, non le avevo viste. In realtà adesso vediamo se mi arrivano anche da desktop. Ce l'avevo connesso da desktop e in realtà da desktop scopro che adesso. Ah, ok, stanno arrivando, ok. Stanno arrivando, stanno arrivando, stanno arrivando, stanno arrivando. To get a lot of fresh eggs. Ok, quindi Deborah ci dice: Tim is going on a diet. To want to lose hay? No. Allora, torniamo un attimo al discorso di prima. Tim is going on a diet to lose weight. Semplicemente, ok? Quindi Tim is going on a diet to lose Wait, ok, adesso rispondo a tutti. Jackie had to go to London for a trade fair. Ok, questo è giusto, esatto. Jackie had to go to London for a trade fair. E poi invece Claudio ci ha risposto: I'm saving up to buy to a new car. Allora, niao, no. Allora, ti correggo un attimo, Claudio. Aspetta, I'm saving up to buy a new car. Quando utilizzi il to, in realtà non serve tutto il soggetto e verbo perché già il to include tutto il resto, ok? Quindi, vediamo cosa ci scrivono ancora. Niente qua. I'm saving up to go. I'm saving up, I to go for on holiday to Honolulu. Anche qui, I'm saving up for a holiday to Honolulu. Questa era quella forse un po' più difficile perché I want to go on holiday to Honolulu. Quindi io sto risparmiando perché voglio andare a fare una vacanza a Honolulu. Sto risparmiando, sto mettendo da parte i soldi per una vacanza a Honolulu. Oppure per fare for going on holiday to Honolulu, ma è strano anche qua mettermi il verbo, quindi è molto perché fa strano, perché è molto più immediato mettere semplicemente I'm saving up for a holiday to Honolulu. Quindi semplicemente I'm saving up for a holiday to Honolulu. Adesso non so cosa ho scritto al posto di Honolulu. Mentre quello che ci scrive Deborah, I'm saving up to buy a new car. Questo è ok, perfetto. I'm saving up to buy a new car. Perfetto. Qua in realtà intanto va avanti, fa quello che vuole qui. Ok, direi che ci siamo, direi che ci siamo. Perfetto.
Perfetto, ok, quindi detto ciò, direi che possiamo andare nel frattempo possiamo andare avanti e vedere le soluzioni. Quindi ricapitolando, Dick studies encyclopedia so that he can answer to quiz questions. John keeps some hens to get a lot of fresh eggs. Tim is going on a diet to lose weight. Jackie had to go to London for a trade fair. Raoul shined his old country boots so that he could show them off in the square dance contest. I'm saving up to buy a new car, and I'm saving up for a holiday in Honolulu. Ah, qua ho messo in Honolulu to Honolulu, in realtà vanno bene entrambe, ok? Se mettete in è che io trascorro la vacanza a Honolulu, se invece mettete to lasciate sottendere che fate una vacanza verso Honolulu, quindi partirete per Honolulu, non cambia niente in questo caso. L'importante è che ci sia for più un sostantivo. Sostantivo preceduto da articolo, aggettivo, quello non importa, ma deve esserci il sostantivo. Ok? Perfetto, se non ci sono domande è il momento di passare alla fase 3. Ci vorrà ancora, credo sì, ma andremo avanti sì a fare questa cosa. Quindi, questo è un compito che vi do da fare a casa in realtà. Create sentences using in order to and so as to. Quindi potete sbizzarrirvi dopo la lezione, domani vi manderò le slide di tutto questo, potete vederlo e potete sbizzarrirvi a creare tutte le frasi che volete utilizzando in order to and so as to. Quindi poi potete mandarmele via email oppure potete girarmele durante la prossima lezione di martedì prossimo, tanto ci vediamo sempre qui online. Possiamo commentarlo insieme e vedere se questo funziona. Quindi compito per la prossima settimana: vedere le due coppie di frasi e connetterle con in order to, so as to. Allora, vi posso fare degli esempi, ma tenete conto, cerchiamo di non fare I study the market, I study the market in order to become more successful. Punto. Mettiamogli magari un po' più di contesto, cerchiamo di creare un piccolo temino. Questi potrebbero essere dei consigli che do a un collega per un company speech, ok? Come vedete nel titolo, company speech, content overview. Cosa devo fare per il mio company speech, per il discorso aziendale? Devo fare questo studio al fine di, devo fare questo al fine di, trallallero, trallallà. Quindi, in order to, so as to, hanno praticamente la stessa struttura. Quindi, una volta che vedete usate uno o l'altro, potete usarli in maniera interscambiabile, cominciate ad abituarvi all'utilizzo dei due modelli all'interno di due frasi per esprimere un fine. Ok? Penso che non ci sia niente di difficile a livello di lessico in questi esempi. Study the market, be more successful, get to work earlier, quindi arrivare più presto al lavoro. To impress the boss, ok? Impress the boss. Farcitele come volete, mettete gli altri complementi, esagerate pure, così poi le possiamo correggere, vedere che cosa salta fuori e facciamo un po' di brainstorming, possiamo condividere un po' le idee la volta prossima anche per fare qualcosina di nuovo. Impressionare, impress the boss, impressionare il capo. Work smarter, smart work ormai è diventata abusato come termine in questo periodo, direi a livello abbastanza globale. Get better results, quindi ottenere risultati migliori. Take risks, prendere rischi, get more sales opportunities, think positively, pensare positivo, to keep motivation high, per tenere alta la motivazione, ok? Ficcateci dentro in order to, so as to. Se invece preferite, vi sentite fighissimi, potete usare anche so that, e quindi dovrete cambiare un pochino la struttura. E in base a quello che mi andrete a creare in settimana, la settimana prossima potremo giocare su queste cose facendo delle trasformazioni delle frasi e giocare anche con il rephrasing, che è un'altra cosa molto importante per sviluppare le competenze nel parlato in qualsiasi lingua sostanzialmente, ma nel nostro caso in lingua inglese. Ok, detto questo, let's move on. Transition words part 3, do! Yeah! So, ne abbiamo ancora. Stop saying, prima ci siamo concentrati su stop saying but, e invece adesso vorrei farvi concentrare su stop saying and. Stavolta magari vi faccio un'introduzione a questa cosa perché ce ne sono tanti da vedere. Abbiamo to, also, in addition, moreover, furthermore, besides, ne abbiamo un sacco. Quindi tutti dei connettori che possiamo utilizzare per aggiungere contenuto o aggiungere ulteriori argomentazioni o argomenti al nostro discorso. So, connecting words and linking words used
to add content or topics. So to add more content or even more contents, other contents or topics. E un'altra cosa, come vedremo soprattutto nel caso di also, moreover e furthermore, possiamo utilizzarli nello stesso discorso per creare dei discorsi molto più complessi e per fare delle analisi quando andiamo ad argomentare, sempre per la nostra questione di dire non è che ogni risposta è sempre, vale sempre la short answer yes I do, no I don't, eccetera eccetera, ok? Yes I do because I like it, no I don't because I don't like it, ed è finita lì. No, cominciamo ad argomentare, mi piace questa cosa perché, e anche perché, soprattutto perché, ma inoltre poi devo aggiungere quest'altra cosa, in ulteriore analisi, quindi andiamo a dare ulteriori motivazioni, e quindi finalmente riusciamo ad esprimere qualcosa anziché dire yes, no, and maybe, but it's complicated, ok? E finiamo con complicated per dire no, è una roba complessa della serie, non so neanche come spiegartela, e quindi punto fine. Finalmente non avrete più scuse e potrete sapere come spiegare le cose. Alcuni li conoscete sicuramente già, per esempio il to, also, in addition è abbastanza intuibile, anche moreover, furthermore e besides invece possono essere magari un po' strani, ma adesso andiamo a vedere nello specifico come utilizzarli. Faccio un piccolo esperimento, io vi spiego anche questa, poi lascio la parola a voi se siete completamente devastati da questa cosa. Mi dite Guido cambiamo e parliamo nella prossima volta, se invece dite sì voglio fare tanti esercizi, allora me lo dite e facciamo un altro, ho già preparato gli esercizi anche per questo quindi non vi preoccupate, se invece volete fare qualcosa di un pochino più morbido e divertente andiamo avanti con la questione, ok? Lascio la scelta a voi. Se volete già scrivermelo, di Guido no basta, non ne posso più, andiamo avanti, spiego la teoria velocemente e facciamo gli esercizi un'altra volta. Se invece vi sentite carichissimi perché in quarantena avete dormito tutto il giorno, oppure magari siete andati a lavorare, non lo so, ma comunque avete i bioritmi un pochino sfalsati, fatemi sapere, ok? Nessun problema. Quindi, transition words part 3, ok? Quando utilizziamo to, quando utilizziamo also, ok, questa ve la faccio in italiano visto che entriamo anche nella seconda ora che dovrebbe essere quella dedicata ai ragazzi e alle ragazze del corso un pochino più di base, così smorziamo un attimo i termini, i toni, anche perché abbiamo tempo nell'ultima parte della serata per riprendere un attimino la lettura in lingua inglese, quindi to viene utilizzato, come dice nella descrizione, especially at the end of a sentence, with the meaning of in addition, also, quindi to, in addition, also, sono più o meno la stessa cosa, solo che to di solito viene utilizzato in fondo alla frase, l'avrete visto tantissime volte, per esempio, vi leggo gli esempi, Gil's having chicken, I'll probably have chicken too, quindi Gil ordinerà il pollo e penso che probabilmente prenderò il pollo anch'io, ok? A fa una cosa, B fa la stessa cosa, ok? Anche, quindi c'è una comunione di intenti in questo caso, quindi la cosa si verifica anche su una, la stessa cosa che si verifica anche su un altro soggetto. Oppure, secondo esempio, She looks really tired and she must be really hungry too. She looks really tired, lei ha l'aspetto molto stanco and she must be really hungry too e deve essere anche molto stanca. Avremmo potuto spezzare la frase e dire in addition, però in questo caso andavamo ad appesantire troppo la frase con lo stesso soggetto. Oppure, esempio numero 3, Genetics is a fascinating subject, but it is a very difficult field too. Fascinating, attenzione, quando vedete fascinating, non leggetemelo fascinating, ma SC in questo modo è S, ok? Perché il suono SH in inglese si verifica quando abbiamo la scrittura SH generalmente, ok? Quindi quando vedete SCI, fascinating, ok? Non abbiate paura di pronunciarlo così, quella è la pronuncia. So, genetics is a fascinating subject, but it is a very difficult field too. Quindi è molto... hai perso il collegamento, ok? Qualcuno ha perso il collegamento. Vediamo, no, connessione eccellente, mi sa che è un problema tuo, è un problema tuo, allora, qui la connessione, mi
mi dispiace tantissimo. No, non sto insultando nessuno, no, Gabriella, non voglio infierire, ma qua la connessione è perfetta, quindi può essere, tenete conto sempre che nel live streaming può esserci sempre un po' di perdita di collegamento, soprattutto se facciamo cose abbastanza lunghe, quindi non abbiate paura se vi perdete qualche secondo. Eventualmente quando vi riprende la connessione potete anche tornare indietro, guardarlo un pochino in differita e comunque sappiate che poi se vi siete persi qualche parte la registrazione rimane sempre online sul nostro canale. So che non è la stessa cosa perché non potete interagire live con le esercitazioni che andiamo a fare e con tutto il resto, però almeno vi potete vedere le spiegazioni più nel dettaglio. Ok, quindi, Gil's having chicken, I'll probably have chicken too. She looks really tired and she must be really hungry too. Genetics is a fascinating subject, stavano dicendo, but it is a very difficult field too. È una materia affascinante, ma è anche un ambito di studi molto, 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 molto difficile da studiare. Ok, Claudio, la connessione di Claudio è perfetta, fantastico. Ok, also, the meaning of also, significato, in addition to. Commonly used in writing, less common in speaking. Allora, qui in realtà ci sarebbe da discutere perché dipende poi dalle fonti. Qui ci sia un'ampia zona di discussione. Alcuni dicono che in realtà also si usa anche nel parlato, in realtà non è che non lo potete usare nel parlato, si usa e come. Però gli dà un tocco forse meno colloquiale, meno informale. To è decisamente utilizzato nello spoken English perché è strautilizzato nel parlato anche e soprattutto in contesto informale. Se volete essere un pochino meno informali, quindi un po' più formali, potete utilizzare also. Il significato praticamente è lo stesso, tenete conto che also però ha una posizione diversa, quindi non si mette alla fine della frase, di solito si mette in mezzo alla frase, adesso andiamo a vedere dove, oppure anche in posizione iniziale. Ma in posizione iniziale, attenzione perché come vi ho aggiunto nella nota a fondo, in front position to emphasize what follows or add a new point or topic. Quindi se viene utilizzato in posizione iniziale viene messo in maniera tale da enfatizzare ulteriormente il concetto o per aggiungere un nuovo punto di vista o un nuovo argomento a tutto il mio discorso. Ok? Vediamo gli esempi. But it is also ho ripreso la frase dell'esempio prima. A metà, per esempio, genetics is a fascinating subject, but it is also a very difficult field. Diverso invece è il caso in cui dico it's very humid. Also, you can easily get sunburned. Sto parlando magari di una meta turistica e dico è molto umido. Inoltre, puoi anche bruciarti e prendere delle scottature molto facilmente. In questo caso parlo dell'umidità e poi vado ad aggiungere un ulteriore discorso, un ulteriore argomento che non c'entra con l'umidità, ma c'entra con gli effetti climatici che puoi subire se vai in un determinato posto, ok? Quindi it's very humid, in questo caso avrei potuto dire it's very humid and you can also get and sì, ma qua c'è un easy in mezzo, andiamo a incasinarci, quindi also va bene all'inizio. And you can also get easily, per non mettere also easily get, che è brutto, sposterei easy alla fine, potremmo eventualmente dire you can also get easily sunburned, oppure sunburned easily, ok? And you can also get sunburned easily, avremmo dovuto spostare easily. Facciamo finta che non ci sia easily. Also you can get sunburned. You can also get sunburned. You can get sunburned. Also non lo mettiamo alla fine della frase, se vogliamo mettere alla fine della frase una cosa del genere, mettiamo il to eventualmente, ok? Quindi le due differenze sono che to suona un pochino più informale di also, to va messo per forza di cose alla fine della frase. Also può essere utilizzato all'inizio della frase per enfatizzare ulteriormente il concetto, davanti al verbo, se aggiungo il verbo, davanti al complemento se aggiungo solo il complemento, può essere un po' più libero come posizione, dipende dalle frasi. Poi negli esercizi andremo a vedere meglio come strutturare la questione. Avanti. Transition words. In addition. Cosa vuol dire in addition? In addition vuol dire also, stessa cosa, quindi quando utilizzavamo also all'inizio della frase, come nell'ultimo esempio della slide che vedete adesso, it's very humid, also you can easily get sunburned.
Potevo dire anche it's very humid. In addition, you can easily get sunburned. È la stessa cosa. Semplicemente in addition forse aggiunge ancora un po' più di enfasi di also, ma stiamo a guardare veramente il capello. In questo caso sono praticamente la stessa cosa. Quindi in addition ha questo significato. Also, as well as, to, ok? Ed è standard, perché vedremo che ha dei parenti stretti come moreover e furthermore, che possono essere un po' più formali o addirittura utilizzati in contesti tecnico-scientifici volendo. Niente di che, nel senso lo trovate anche in un articolo di giornale normalissimo. Però vi fate un pochino di esempi, perché in addition può avere diverse sfumature. Per esempio, in addition to his apartment in... sistemo un attimo il microfono, ok. So, in addition to his apartment in Manhattan, he has a villa in Italy and a castle in Scotland, ok. In aggiunta al suo appartamento a Manhattan, ha anche una villa in Italia e un castello in Scozia, ok. In aggiunta a qualcosa, inoltre a, nel senso, inoltre nel senso proprio in aggiunta, o a, ma ho anche b, c e d, in aggiunta, in addition, normalissimo, ok? Aggiunta proprio di oggetti, di cose fisiche. Tenete conto che però la stessa frase poteva avere diverse modalità di per essere enunciata, ok? Potevo esprimerla in diversi modi, potevo esprimerla utilizzando tutto quello che vi ho messo sopra nel titolo. Per esempio, potevo dire, al posto di dire in addition to his apartment, potevo rifrasare il tutto e dire he has a villa in Italy, a castle in Scotland, and an apartment in New York City too. Caspita, io ho solo il mio appartamentino, questo qua invece c'ha i castelli e c'ha anche questo, che caspita. Lo utilizzo ma in un contesto più informale, le famose quattro chiacchiere con la Guinness al bar, sto parlando del, non so, di chi caspita ho sentito sul telegiornale, e posso utilizzare il to. In questo caso se però metto il to lo devo mettere alla fine. Quindi devo rifrasare un attimino il concetto. Oppure ancora posso dire he has a villa in Italy, a castle in Scotland and also an apartment in New York. Stessa cosa, al posto di usare il to alla fine utilizzo also per mettere e anche e in aggiunta anche l'appartamento in New York. Oppure he has a villa in Italy and a castle in Scotland, punto. Also, come se questo per me non fosse semplicemente l'ennesima cosa, ma addirittura una cosa in più, una cosa in esagerata, vado a enfatizzare questa cosa. Pensa che c'ha addirittura anche un appartamento a New York, quindi qua vado a enfatizzare ulteriormente l'aggiunta, che per me è addirittura una cosa da evidenziare, ok? Allora also in questo caso sta all'inizio della frase. Oppure he has a villa in Italy, a castle in Scotland and an apartment in New York as well. As well è una piccola cosa che può voler dire lo stesso di to. Attenzione da non confondere con as well as, che è la forma comparativa di uguaglianza, come quella che abbiamo visto due volte fa. As well as, che vi ho fatto sotto, avremmo potuto farla anche in quel modo. He has a villa in Italy and a castle in Scotland as well as owning an apartment in New York. Quindi sono tutti modi per concepire lo stesso discorso. Non voglio che impariate tutto stasera, perché è tanta cosa e soprattutto sono cose non proprio di base, ma questo per dirvi che la stessa frase, la stessa idea, lo stesso concetto può essere espresso in 1, 2, 3, 4, 5, 6 modi diversi e non ho detto niente. Cambiano solo le sfumature, cambia quello che sta intendendo il parlante. In un caso sto solo facendo una descrizione standard di cose che il soggetto ha, lui ha questo, 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 in aggiunta al suo appartamento ha anche questo, 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 ma in addition in questo caso suona un po'... Per esempio, torniamo in una bomba al primo esempio. In addition to his apartment in Manhattan, he has a villa in Italy and a castle in Scotland. Sto solo facendo un elenco asettico abbastanza standard, quindi sto dando una descrizione, sto solo spiegando che no, guarda, lui oltre a questo, questo ha anche un appartamento di qua, di là e di là. Potrebbe essere l'avvocato che parla con il commercialista, non lo so, potrebbe essere, possono essere due persone che parlano di X per X motivi, ma il senso dell'utilizzo di in addition è una descrizione standard, quindi non sto aggiungendo niente di mio, di personale, sto solo facendo una descrizione, è puramente descrittivo in questo caso. Un pochino più formale di to. Se invece facessi lo stesso discorso utilizzando il to, oltre a rifrasare mettendo il to alla fine della frase, devo ricordarmi che to suona un pochino più informale. Quindi he has a villa in Italy, a castle in Scotland and an apartment in New York too. Più tranquillo, più amichevole, più informale.
O ancora, he has a villa in Italy, a castle in Scotland, and also an apartment in New York. Un po' più raffinata come espressione. Stessa cosa di to, ma un po' più elevato come formalità. E anche o in aggiunta. Poi vedete voi, per esempio, che pensate tra voi e voi stessi, che differenza c'è in italiano tra anche e in aggiunta. È praticamente la stessa cosa, ok? Ovviamente in lingua inglese, quindi dobbiamo pensare alla posizione, al livello di formalità e a quello che vogliamo dire. Diverso il caso in cui io also lo utilizzo invece all'inizio della frase. In questo caso io dico, vado nel quarto esempio, He has a villa in Italy and a castle in Scotland. Also! Eppure il castello, pure l'appartamento a New York. Cioè, pensa un po', enfatizzo ulteriormente, sto dicendo la stessa cosa, ma a livello concettuale sto dicendo la stessa cosa, a livello personale e emotivo leggo tra le righe che per colui che sta parlando questa cosa è una cosa inaudita, inaudita forse esagerato per carità, ma è una cosa enfatica, pone l'enfasi sul fatto che addirittura abbia anche l'appartamento a New York. O ancora, ha una villa in Italia, un castello in Scotland, in Scozia, un appartamento in New York as well. Ok, he has a villa in Italy, a castle in Scotland and an apartment in New York as well, tanto quanto. Anche, stessa cosa di to. Potete usarli in maniera completamente interscambiabile. To o as well. As well, non as well as, attenzione, as well, fine, a fine frase, con lo stesso significato di to. Ok? In questo caso vado a porre tutte le cose che lui ha sullo stesso piano, che è diverso dall'utilizzo di also dell'esempio precedente. In quel caso lì, per il parlante, l'appartamento New York è una cosa in più, dice addirittura c'è anche l'appartamento, non gli bastavano anche l'appartamento a New York. In questo caso, as well mette tutto sullo stesso piano, cioè ha la villa, ha il castello, tanto quanto l'appartamento a New York. Dulcis in fundo. He has a villa in Italy and a castle in Scotland, as well as owning an apartment in New York. È la stessa cosa di as well, solo che in questo caso non lo utilizzo come connettore a fine frase, ma lo utilizzo proprio come formulazione comparativa di uguaglianza. Quindi qua il cambio è puramente, squisitamente grammaticale. Ok? Questa era tanta roba, ok? Beccatevele così, poi potrete gustarvi le slide più con calma. O riguardando il video in differita, quello che preferite. E questo è quanto, ok? Quindi lo stesso concetto, piccole sfumature di significato, ok? Questo perché? Perché quando guardate un film o una serie televisiva o ascoltate la gente che parla, non fossilizzatevi sulla piccola parolina, sul dettaglio, cercate di fruire quello che è il discorso principale, ve lo dicevo anche l'altra volta, no? E non spaventatevi se un concetto viene espresso in 500 modi diversi. È possibile. È una possibilità, questa è la lingua sostanzialmente, ok? La stessa frase può essere espressa in mille modi diversi, con zero o minime sfumature o grandi sfumature, dipende, ok? Quindi andiamo a vedere velocemente, 5 minuti, moreover, furthermore, besides. Allora, moreover vuol dire in addition, furthermore vuol dire in addition, besides invece è tutta un'altra cosa. Allora, moreover vuol dire in addition, ma è più enfatico dell'espressione in addition. Furthermore vuol dire in addition, ma vuol dire che le informazioni che io sto aggiungendo sono molto più dettagliate. Non solo sto aggiungendo altre cose, non solo ho la villa, l'appartamento e anche, e inoltre ho anche la casa a New York. Furthermore va ben più in là, va oltre nel dettaglio. Andiamo a vedere velocemente di cosa si tratta. La prossima volta poi andremo a vedere anche quello che c'è nel link. No, la telecamera è al contrario, è di là, ok? Nel link qua sotto a sinistra, ok? Ci sono delle delucidazioni, degli approfondimenti in più. Poi no, non vi passo ancora le slide perché dovremo fare gli esercizi di queste cose che non vi faccio vedere stasera. Quindi in realtà abbiamo, perché se no se vi passo tutto, beh, posso passarveli senza le soluzioni. Beh, adesso ci pensiamo, ok? Se, ci pensiamo, non facciamoci troppo la testa, ok? Quindi, moreover, furthermore, besides. Besides adds a side info to strengthen your argument, which has already been taken for granted. Besides è per finire proprio l'argomento, quando ho già
magari convinto il mio ascoltatore, o quando il mio punto di vista viene già dato per scontato, quindi dando per scontato che io la penso così. Inoltre, ti aggiungo anche questa cosa che non è importante, ma è un dettaglio in più che vado ad aggiungere al mio discorso. Andiamo a vedere qualche esempio velocemente. No, non andiamo a vedere degli esempi, ve li faccio io degli esempi, sì, perché volevo prenderveli dal sito internet, ma in realtà ci viene lunga stasera e quindi andremo a fare ulteriori approfondimenti la prossima volta su questo, così potremo vedere molti più esempi e capirli meglio. Fatto sta che in un discorso molto più complesso io potrò utilizzare also o in addition, moreover e furthermore per fare un'argomentazione molto complessa. Also aggiunge oppure dà enfasi. In addition va ad aggiungere un'ulteriore cosa. Moreover viene utilizzato in maniera ancora più enfatica di in addition, quindi può essere utilizzato per non creare ridondanza e creare invece una sorta di ritmo incalzante nella mia argomentazione. Furthermore va ad aggiungere ulteriori dettagli, quindi entro nello specifico delle cose che ho detto. E quindi è come se dicessi anche, inoltre, per di più, in aggiunta, in ultima analisi, nel dettaglio, nella fattispecie. Ok, li utilizzo come utilizzerei tutti questi altri connettori in lingua italiana. Besides, invece, è come se fosse side, qualcosa tra le altre cose, tra l'altro, ok? I don't want to invite Johnny to the party because Johnny never wants to pay for food and beers and drinks and stuff like that, ok? Besides, I don't like him very much. Okay, no, non voglio invitare John perché non vuole mai pagare per il cibo e tutto il resto, e tra le altre cose mi sta anche un po' sulle balle, ok? Questo John, ok? Questa è una nota personale che aggiungo io, è come se, besides, come se aggiungessi una, ecco, come se aggiungessi una nota personale, non è la motivazione preponderante, principale, ma se dovessimo aggiungere qualcosa, diciamo che in più, oltretutto, tra l'altro, ci sarebbe anche quest'altro, tra le altre cose, tra l'altro, besides, ok? Forse è molto più facile dirla così che non star lì a vedere chissà che cosa. Complicate. Ci siamo? Quindi, moreover, furthermore, besides. Allora, io entro un attimo da questa parte in modalità studio perché voglio saltare un attimo gli esercizi e adesso li abbiamo visti tutti e voglio solo farvi fare questa cosa. Eccoci qua. Allora. Sto cercando la slide corretta ed eccola qua. Perfetto. Se volete fare ulteriori ricerche, oltre al compito che vi ho dato per l'altra volta, quindi comincio anche a dare i compiti anche online, paura, Potete vedere ulteriori riferimenti, quindi potete andare a cercare tutte le paroline che abbiamo visto stasera sul Cambridge Online Dictionary, sul Merriam-Webster Online Dictionary, dove c'è anche un bellissimo thesaurus dove potete andare a consultare un sacco di espressioni e frasi nel contesto. Oxford Practice Grammar, avete ulteriori esercitazioni anche sul libro blu, quello famoso che dovreste già avere tutti quanti. E poi la prossima volta invece, potete vederlo anche voi se volete, ma la prossima volta lo analizzeremo più nel dettaglio. Il Scientific Writing Program del professor Philip Roddenberry della NYU di Abu Dhabi ha scritto un bellissimo articolo sull'utilizzo di questi connettori e andremo ad analizzare meglio anche un pochino di contenuti in quel senso. Detto questo, piccolo ripassino di tutto quello che abbiamo visto in queste due puntate e che concluderemo la prossima volta perché è veramente tanta roba. In realtà non ci siamo quasi resi conto, magari io no, voi invece sì, di Guido hai rotto. La fai semplice, non è così, ma in realtà, come vedete, abbiamo fatto tantissime cose, ok? Vi ho lasciato alla fine anche una tabella riassuntiva, quindi le linking word, il significato, il meaning, features, le caratteristiche che hanno ed eventuali note integrative. Quindi but per esprimere contrasto, quindi abbiamo visto but. Even though, although, in spite of e despite, laddove even though è un pochino più informale e aggiunge più enfasi, ok? Even serve per dare più enfasi e although è neutrale, in spite of invece sembra un pochino più formale, forse addirittura un po' più formale di despite, anche se in realtà sono abbastanza interscambiabili in spite of e despite come strutture. Poi abbiamo visto, per esprimere uno scopo, abbiamo visto to, for, in order to, so as to, so that, ok? Dove to è sia per utilizzato sia per uno scopo generale che per uno scopo specifico.
For è utilizzato invece solo per scopi generali. Ricordiamo che to deve essere seguito dall'infinitivo, for deve essere seguito da un sostantivo, and sta per noun, che è il sostantivo, oppure da una ing form. In order to e so as to invece sono più formali, laddove so as to può essere seguito da un'infinitiva sia negativa che positiva, e in realtà ve lo aggiungerò in tabella perché anche in order to, poveretto, può essere seguito da un'infinitiva negativa. Ovunque c'è un'infinitiva, basta mettere il not davanti, come abbiamo visto, e la trasformiamo in negativa. So that invece, anche quello è abbastanza formale, direi non ho messo formale perché si può usare un po' in tutti i contesti, ma l'importante è la struttura che è un pochino più complessa, che forse lo rende un po' più formale, il fatto che debba essere seguito da una subordinata finale con soggetto, verbo, eccetera, eccetera. E poi per fare un po' di aggiunte, abbiamo visto stasera abbastanza velocemente, to, also, in addition, moreover, furthermore and besides. To dà un'informazione aggiuntiva e pone due termini in uguaglianza, ok? Quindi viene usato alla fine della frase, io faccio A e faccio anche B. Tanto quanto faccio A, allora faccio anche B. Tanto quanto. Infatti abbiamo visto che un'alternativa a to è as well, tanto quanto. Also è un'aggiunta neutrale, in addition è neutrale ma va per forza utilizzato all'inizio della frase, mentre also può essere utilizzato all'inizio della frase se voglio dare più enfasi, solo questo. Moreover è la stessa cosa di in addition ma più enfatico. Furthermore è enfatico e soprattutto va ulteriormente nel dettaglio. Besides invece mi dà un'informazione aggiuntiva marginale tra le altre cose. E ricordate solo, lo vedremo poi la prossima volta meglio, che moreover, furthermore e besides possono essere utilizzati generalmente tra punto, punto e virgola, due punti e la virgola, quindi vanno sempre separati, quindi si troveranno sempre o a inizio frase o dopo uno stacco forte, di solito infatti puntualizzato dalla punteggiatura, quindi full stop, semicolon or column, quindi punto fermo, il semicolon, quindi il punto e virgola, o column, i due punti. E dopo di essi ci andrà per forza una virgola. Ok? Detto questo, mi lasciate un minutino di pausa che sistemo un attimino di nuovo la regia e torno subito da voi per l'ultima parte della serata che facciamo un pochino di shadowing, di lettura e facciamo un po' di potenziamento lessicale per approfondire ulteriormente il discorso della lingua inglese parlata. Ok? Torno subito e ci vediamo in realtà ci vediamo tra un minutino, giusto il tempo di sistemare un attimo la regia e bere un goccetto d'acqua e sono subito da voi. Sigla! Thank you.
Ed eccoci qua tornati, perfetto, ok, allora sistemiamo un attimo la musica di sottofondo e eccoci ben ritrovati e benvenuti alla ultima parte di questa serata, facciamo qualcosa di un pochino più divertente. Siccome purtroppo dal punto di vista della fruizione online l'interazione è un pochettino limitata. Dovremmo accontentarci di fare un pochino di shadowing, a meno che non vogliate mandarmi dei vocali dove mi fate sentire la vostra bellissima pronuncia, possiamo fare un'analisi della lettura e della pronuncia delle parole, eccetera, eccetera. Io sono sempre aperto per fare queste cose. Quelli del giovedì di solito sono un po' più bravini, mi mandano sempre un sacco di vocali, soprattutto quando facciamo i nostri giochini, i nostri esperimenti. E anzi, se volete magari assistere anche alle lezioni del giovedì, vedrete che giovedì facciamo l'ultima parte di un bellissimo gioco a premi. Deborah, so che ci stai seguendo e stai partecipando anche con grandissimo successo, tra l'altro, quindi penso che tutta la classe faccia il tifo per te. E oppure no, invece ti invidiano tantissimo e non vogliono fare il tifo, dipende, ma questo non è una cosa che ci riguarda stasera. Stasera invece andiamo a fare una cosa un po' più carina. Io vi invito sempre a mandare dei vocali se volete, altrimenti potete farlo da casa, un po' come le vecchie VHS anni 80, dove c'era il trainer che faceva ginnastica e voi seguite i movimenti. E va bene, ci piace vederla un po' anche così. L'altra volta abbiamo iniziato l'approccio alla lettura. Abbiamo cominciato a vedere un pochino di branetti e cosa iniziare a leggere quando vogliamo magari leggere un romanzo, fare qualcosa di un pochino più su del classico libro di grammatica e di lettura. Ho messo anche della musichina un po' più di sottofondo, un po' più drammatica, un po' più così. Entriamo un po' più anche nel mood della serata. E abbiamo visto una porzione di un brano, un estratto di Ivanhoe, dove vediamo che non è assolutamente un libro da approcciare per i principianti, perché può essere pieno di, a parte l'utilizzo degli aggettivi e lo stile, che non è neanche così difficile perché è abbastanza incalzante, c'è parecchia azione e quant'altro, ma il problema sono tutti gli arcaismi che vengono utilizzati, le strutture connesse al Middle English, che quindi è una fase dell'inglese molto più antica di quella che si parla tutt'oggi, e quindi può dover richiedere una conoscenza dell'inglese un po' più avanzata di quella che non si ha a livello base. Avevamo visto la difficoltà di leggere anche libri apparentemente per ragazzi e per bambini, per esempio il classico Alice in Wonderland. Alice in Wonderland ha la difficoltà di avere a che fare con un sacco di nonsense linguistico, che quindi va capito. Quindi il problema di Alice è trovarsi un libro virtualmente semplice, non troppo lungo, che però è pieno di trabocchetti e intrighi per il lettore che vuole cercare di apprendere. Io vi avevo messo l'altra volta un piccolo branetto che riprendeva il dialogo tra Alice e la duchessa, tanto per darvi un piccolo spaccato delle difficoltà che può presentare un testo come Alice. L'avevamo utilizzato per iniziare a ripassare o a prendere nuove parole che vengono utilizzate tantissimo nella narrativa, quindi verbi narrativi come say, tell, reply, remark, whisper, nod. Shake one's head to shake, I shake my head, you shake your head, vi ricordate? Quindi scuotere la testa per dire di no. Think, pensare, consider, laugh, grin. In questo caso dovremmo ricordarci che nella maggior parte dei casi, tante volte, essendo testi narrativi, i verbi vengono utilizzati al passato, quindi dovremmo ricordarci il paradigma. Say, said, said, tell, told, told, reply, replied, replied, remark e whisper sono regolari, nod è regolare, raddoppia, nodded, doppia D. Shake, shook, shaken, questo è irregolare. I shook my head, you shook your head. She shook her head. Ed è un po' più complicato perché richiede anche la padronanza insieme al verbo dell'aggettivo possessivo concordante con il soggetto. Think sappiamo che è uno di quelli irregolari classici. Think, thought, thought. Consider è regolare. Laugh è regolare, attenzione alla pronuncia. Laugh, laughed, laughed. Ok? Molto semplice, ma è scritto in maniera normale, quindi la L-A-U-G-H-E-D. E green, anche questo, consonante vocale consonante, fa il raddoppio grinned. Ricordiamo anche un attimo il significato: say, dire, tell, raccontare, ok?
Tell richiede direttamente l'oggetto senza nessuna preposizione. Tell me something, I told you, eccetera, eccetera. Invece say di solito richiede la mediazione con il to. Say I said to you, he said to me, eccetera, eccetera. Cambia la struttura. A volte possono essere utilizzati con lo stesso senso. A volte invece say è dire qualcosa a qualcuno. Tell invece è più dire nel senso di raccontare. Ma tell è un verbo molto comune, viene utilizzato tantissimo in tantissimi contesti con lievi sfumature. Remark, ok? Rimarcare nel senso di fare un appunto, quindi precisare. Remark, ok? Fare una precisazione. Whisper, sussurrare. Nod, annuire. Shake one's head, negare, scuotere il capo. Think, pensare, ovviamente, consider, considerare nel senso di considerare, riflettere su qualcosa. Laugh, ridere e grin. Ghignare, fare un ghigno oppure anche sorridere, dipende dai contesti, anche qua può essere positivo oppure negativo. Abbiamo visto che magari un buon libro da approcciare per le prime volte, soprattutto se vi piace il fantasy, sono Le Cronache di Narnia. Abbiamo dato un'occhiata, un piccolo spaccato su Sherlock Holmes, sul suo vezzo di utilizzare diciamo frasi fatte o citazioni di Goethe o di altri autori francesi, modi di dire in francese, in tedesco, e sul suo piccolo vizietto da oppiacei, ok, sul suo passato da cocainomane. E avevamo già visto qualcosina legato ai gialli e ai mystery, se invece vi piace questo genere. Ora, in realtà stasera, visto che non so quanti ci stanno seguendo che apprezzano il genere, ma siccome ultimamente c'è stato un boom anche dal punto di vista cinematografico e so che ci sono alcuni allievi che ci stanno seguendo che sono degli appassionati del genere mystery, thriller and horror, per stasera ho preso un paio di branetti. Il primo è preso da questo romanzo che vedete qua e è It di Stephen King, sicuramente lo conoscete per la duologia. I due film di Andrés Muschietti appena usciti al cinema, il primo nel 2017, il secondo nel 2019, ma forse qualcuno se lo ricorda di più per la miniserie televisiva del 1990 con Tim Curry. E per chi non sapesse chi è Tim Curry e vuole ridere, si ricordi il caposala dell'albergo di lusso di Mamma ho perso l'aereo, quello era Tim Curry. E poi invece andremo a vedere il branetto di un romanzo molto più recente, The Institute. Se qualcuno l'avesse già letto, vi anticipo che hanno già acquistato i diritti per ricavarne un'ulteriore miniserie televisiva. Quindi chissà che cosa ci riserverà il futuro. Non è niente di spaventevole, nel senso che ho preso comunque dei pezzi abbastanza standard e mi interessavano per fare un'analisi del contesto comunicativo. Ok, allora qui per esempio abbiamo un primo pezzo di It. Cosa voglio fare stasera? Andare a vedere una cosa molto semplice, le presentazioni. Come ci si presenta in lingua inglese? Come si può svolgere un incontro in lingua madre? Ma non come viene visto nei libri di testo, quindi un approccio vero, un approccio reale, contemporaneo all'utilizzo della lingua nel contesto. Ovviamente il contesto è fantasy, horror, quindi può essere un pochino particolare, ma quello che mi interessa è l'utilizzo naturale che viene fatto della lingua. King fa un utilizzo molto naturale della lingua inglese americana contemporanea nei dialoghi e soprattutto nel corso degli anni ha sviluppato sempre di più, nel senso che lo vedo anche nei romanzi, ma da sempre sostanzialmente, una curiosità nei confronti dei regionalismi. Tante volte, purtroppo non ho selezionato queste parti, ci sono sia in It che in The Institute, soprattutto degli accenti, quindi tante volte utilizza questi espedienti per cui le parole vengono scritte come vengono pronunciate a seconda dei vari regionalismi. Parte del romanzo The Institute è
ambientato in South Carolina, quindi ci sono diversi commenti sugli accenti del sud, i regionalismi fatti nella parte dell'America, della Carolina del Sud. Altre volte invece vengono prese in analisi le pronunce Yankee piuttosto che quelle del Maine e quant'altro a seconda di dove avviene, diciamo, la storia. In questo caso mettiamo a paragone due testi. Il primo che andiamo a vedere è il celeberrimo incontro di George Danbrook con It, il clown, It, l'entità. Non stiamo a fare un discorso di critica letteraria sul romanzo, stasera mi interessa solo l'approccio linguistico dell'estratto che vi ho messo in sovrimpressione, e poi andremo a vedere una cosa molto breve su The Institute. Quindi il primo è un romanzo scritto nella seconda metà, prima metà degli anni 80, quindi 85-86, e l'altro invece è un romanzo molto più recente, datato 2019, quindi qualcosa di praticamente attuale, quindi siamo sul pezzo proprio della lingua. Ve lo vado a leggere e potete seguirmi con la pronuncia, poi lo rileggiamo e possiamo fare sempre il solito esercizio di shadowing, così potete allenare anche la pronuncia e soprattutto possiamo allenare pronuncia e intonazione dei dialoghi. Pronti? Partenza, bevo. E via. Ma zoom un pochettino perché altrimenti non vedo nemmeno io quello che sto leggendo. Ciao. Questo è il punto in cui, se qualcuno ha visto il film, o qualcuno forse meglio ancora ha letto il libro, molto meglio se ha letto il libro, è la celeberrima scena in cui il piccolo George Danbrook, che è un bambino di 6 o 7 anni, corre per la strada giocando con una piccola barchetta paraffinata, ok? E la sta facendo correre nel canale di scolo a lato della strada. C'era appena stata un'alluvione, quindi c'è tanta acqua che scorre nel canale di scolo e il bambino sta correndo per il vialetto del vicinato. Con la barchetta. Dici, ma cosa ci fa il bambino con la barchetta? Non si ammazzava di videogame, non poteva, anche perché quindi era molto più sana come attività, ma anche perché è ambientato nel 1957, ok? Quindi c'è anche un contesto che ormai potremmo definire praticamente storico. Ok, ci siamo. Allora, andiamo a leggere. The clown held a bunch of balloons, all colors, like gorgeous ripe fruit, on one hand. In the other, he held George's newspaper boat. "Want your boat, Georgie?" the clown smiled. George smiled back. He couldn't help it. It was the kind of smile you just had to answer. "I sure do," he said. The clown laughed. "I sure do. That's good. That's very good. And how about a balloon?" "Well, sure." He reached forward and then drew his hand reluctantly back. "I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so." "Very wise of your dad. Very wise indeed. Therefore, I will introduce myself. I, George, am Mr. Bob Gray, also known as Pennywise the Dancing Clown. Pennywise, meet George Denbrew. George, meet Pennywise. And now we know each other." Se fosse stato un testo scolastico avremmo avuto Hi, I'm George, hi, I'm Pennywise, e finiva tutta l'emozione di leggere un libro. È qui che sta il bello di leggere un romanzo, ok? Cioè, tutti i dettagli che stanno intorno alla storia, che ce la fanno rendere credibile, ce la fanno rendere plausibile, quindi ci fanno vivere l'esperienza all'interno della storia. In un commentario a un altro dei suoi romanzi, L'ombra dello scorpione, King diceva che il bello di una storia come Hansel e Gretel non è tanto la storia in sé, ma il dettaglio delle briciole. Il dettaglio delle briciole, del fatto dell'uccellino che va a rubare le briciole, è quello che crea tutta la suspense e che tiene insieme la storia in sé. Quindi una grande storia fatta da piccoli dettagli. Il bello non è tanto, può essere assurda, non assurda, piacere il genere, non piacere, ma la cosa che rende vivi e che credibili tanti, non tutti, ma tanti romanzi di King, come di tantissimi altri autori, contemporanei o meno, è il fatto di riuscire a rendere l'ambientazione, ovviamente per romanzi storici come Ivanhoe, per esempio, la documentazione storica, ma la credibilità che hanno i personaggi. E per essere credibili, i personaggi devono parlare in maniera plausibile,
Beh, in questo caso poi non stiamo lì ad analizzare caso per caso, ma devono parlare in maniera naturale, ok? Quindi naturale o comunque che si confà alle caratteristiche del personaggio, ma deve essere credibile. In questo caso, essendo romanzi con uno sfondo abbastanza realistico, nel senso che se non sono ambientati in mondi strani dove c'è una parlata particolare o si fa un uso particolare della lingua, ok? Da questo punto di vista c'è un estremo realismo nei romanzi di King, quindi sono tutti personaggi di città, una delle tematiche è quello del neighborhood, quindi personaggio di cui lui parla può essere il nostro vicino di casa, possiamo essere noi, ok? Tutta gente normale, ci si deve identificare. Per identificarsi bisogna parlare, se parlasse strano o come se fosse Shakespeare non sarebbe assolutamente credibile. Il bambino parla come un bambino, il clown parla vabbè, come il clown, come una persona particolare. Non aggiungo ulteriori dettagli, leggetevi il romanzo. Ah, se volete leggervi il romanzo, questo è lo spessore e questo è scritto, è così, è piccolino, lo so, può essere pesante. O dei piccoli pezzi, per carità. Andiamo a rileggerlo ancora una volta. Anzi, prima lo traduciamo. The clown held, tenere. Quindi, the clown held a bunch of balloons. Bunch, un mazzo, un grappolo, ok? Sì, un grappolo, potremmo dire un grappolo in questo caso. Un grappolo di palloncini di tutti i colori. Like gorgeous ripe fruit in one hand. Allora, una delle cose di cui King fa spesso utilizzo come figura retorica è il paragone. Quindi tante volte ci troveremo davanti a delle frasi che iniziano con like, per esempio. Like gorgeous ripe fruit, come dei frutti maturi, bellissimi, splendidi, stupendi. Like gorgeous ripe fruit in one hand. In the other, he held George's newspaper boat. Nell'altra, invece, teneva la barchetta di newspaper boat, quindi la barchetta fatta con la carta del giornale di Georgie, ok? Aspettate un secondo che sto selezionando due cose qua. Ok. Want your boat, Georgie? Ecco, questa è una cosa che io di solito dico di non fare mai. Al posto di dire Do you want your boat, Georgie? Qua ci va a dire Want your boat, che è un modo molto più colloquiale di fare la domanda. Al posto di dire Do you want, c'è un'omissione del verbo do e c'è direttamente il verbo Want your boat, Georgie? Sì, adesso molti di voi mi diranno: Caspita Guido, ma allora perché devo fare sempre quella stramaledetta inversione del soggetto con il verbo quando devo fare la domanda? Sì, è vero, voi fatela grammaticalmente corretta. Quando invece le trovate così, è semplicemente un modo molto più colloquiale. Non sto lì a ripetermi ulteriormente su quello che abbiamo detto prima, sulla colloquialità della frase. La frase detta in questo modo è abbastanza bifolca, nel senso che. Ecco, sì, è bifolca. Bifolca magari no, però comunque è estremamente colloquiale e grammaticalmente, da un punto di vista grammaticale, è scorretta. Quindi attenzione all'utilizzo che ne fate. Però potete trovare tranquillamente nel linguaggio pubblicitario, nel linguaggio commerciale, nel linguaggio della televisione o in tantissimi dialoghi di libri, romanzi e anche film, le domande espresse in questo modo molto più semplice. Si può fare, tenete conto che è estremamente informale, quindi sappiatelo quando lo utilizzate. Want your boat, Georgie? The clown smiled. Sorrise il clown. George smiled back. He couldn't help it. I can't help it vuol dire non so aiutarmi, nel senso non riesco a resistere, non poté farne a meno. Quindi George smiled back, quindi lui restituì, sorrise indietro, cioè non è che si è voltato a sorridere, gli ritornò il sorriso, non poteva farne a meno. Era quel tipo di sorriso al quale semplicemente dovevi rispondere, ok? Un sorriso, diciamo, contagioso, ok? It was the kind of smile. Era quel tipo di sorriso you just had to answer, al quale semplicemente dovevi rispondere. I sure do. Certo che sì, non solo sì, ma certo che sì, assolutamente sì, che voglio la mia barchetta. The clown laughed. Bam, eccolo qua, laughed, abbiamo visto prima. Il clown rise. Lo imita. I sure do, that's good, ma certo, molto buona questa cosa. Very good. And how about a balloon? E che ne dici? What about? How about? È un altro modo per dire And do you want a balloon too? Che è la frase scolastica, in maniera molto più colloquiale. How about a balloon? Quindi qua vediamo già
una caratteristica peculiare del personaggio del clown, che utilizza un modo molto colloquiale di esprimersi, anche perché si sta rivolgendo a un bambino, quindi utilizza un modo molto semplice di parlare. Okay? Quindi ce lo immaginiamo in questo modo, mood molto, che forse crea questo contrasto che risulta ancora più spaventoso nella storia. Il bambino titubante. Well, sure. Beh, sicuro. He reached forward. To reach forward vuol dire allungare la mano, cercare di raggiungere, ok? He reached forward and then drew his hand reluctantly back. E poi ritirò la sua mano riluttantemente. Traduco la lettera all'indietro, quindi ritirò con riluttanza la mano indietro. I'm not supposed to take stuff from strangers, my dad said so. I'm not supposed, non, I'm not supposed, non dovrei prendere roba, stuff, from stranger, dagli sconosciuti, ok? Stranger, straniero nel senso di sconosciuto in questo senso. I'm not supposed vuol dire che il buon senso vuole che io non faccia queste cose, ci si aspetta che un bambino come me non faccia queste cose. È una cosa che non possiamo tradurre alla lettera in italiano se non con l'espressione non devo o non dovrei prendere cose dagli sconosciuti. My dad said so. E qua il bambino aggiunge in un modo quasi molto naive, del tipo non voglio essere scortese io, ma il mio papà ha detto così. Il papà di solito mi dà la buona educazione. E il clown gioca un po' con la psicologia del bambino e dice very wise of your dad, quindi molto saggio da parte del tuo papà. Very wise of your dad, ok? Very wise of you, molto saggio da parte tua. Very wise of your dad, molto saggio da parte di tuo papà. Very wise indeed. Indeed è semplicemente un modo di enfatizzare il concetto. Assolutamente enfatico, ma per certo, assolutamente sì. Therefore, quindi, pertanto, I will introduce myself. Ecco che decido, seduta stante, decisione immediata, utilizzo di will. I will introduce myself, quindi, pertanto mi presento. I, George, io George, sono il signor Bob Gray, also known, anche conosciuto as, also known as, ok? Anche conosciuto come Pennywise, il clown ballerino, il clown danzante. E poi fa una piccola parte, un piccolo siparietto dove fa finta di parlare con se stesso a terza persona e dice Pennywise, meet George Danbury, George, meet Pennywise. Questo modello in realtà è il classico modo formale di presentare le persone. John, please meet Sandra, Sandra, meet John. Quando io presento due persone, Sandra, prego, ti presento John, John, ti presento Sandra. Quindi Sandra, please meet John, John, please meet Sandra. Ok? Now you know each other. E adesso vi conoscete, ok? Li ho messi in contatto, li faccio conoscere. Il clown dice, and now we know each other. Forse sapete già come va avanti la storia, se non lo sapete non vi spoilerò niente, è un momento cruciale proprio di tutto il romanzo. Andiamo a rivederlo piano piano, così potete provare anche voi da casa e assaporare, sentire non solo la pronuncia ma anche l'intonazione, ok? Ovviamente questo è un testo letterario, quindi va interpretato, io do la mia interpretazione, potrebbe variare a seconda di chi lo legge. Vedete voi come ve lo sentite nelle corde. La parte, se volete vederlo, se volete vedere il film, la miniserie degli anni 90 si discosta un pochettino tanto dal romanzo, e soprattutto viene recitata in maniera un po' così low budget, ok? Per quanto si sforzi Tim Curry. Ma il dialogo della scena, questa scena è presente nella miniserie anni 90, c'è, ma non è lo stesso dialogo. Invece, se andate a vedere It Part 1, ok? La scena è praticamente quasi identica a quella del romanzo, dialogo incluso. Quindi in realtà per la sceneggiatura lì l'hanno fatta facile, avevano già la base del libro ed è più che fedele a quello che accade nel romanzo. Andiamo a rivederlo. So, the clown held a bunch of balloons, all colors, like gorgeous ripe fruit in one hand. In the other, he held George's newspaper boat. Want your boat, Georgie? The clown smiled. George smiled back. He couldn't help it. It was the kind of smile you just had to answer. I sure do, he said. The clown laughed. I sure do. That's good. That's very good. And how about a balloon? Well, sure, he reached forward.
and then drew his hand reluctantly back. I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad. Very wise indeed. Therefore, I will introduce myself. I, George, am Mr. Bob Gray, also known as Pennywise the Dancing Clown. Pennywise, meet George Denbrew. George, meet Pennywise. And now we know each other. Okay? And now we know each other, ok? Sto dando enfasi al concetto. And now we know each other, we know, ok? Alzo su know each other, and now we know each other, ok? Non and now we know each other, ok? Sembra che siamo venuti giù da Valseriana o da Odolo o da qualche parte super le valli. Abbiamo questo marcato accento, quindi attenzione quando leggiamo. Fonetica va bene, ok? Non knov, ma no, però anche intonazione della frase, altrimenti sembriamo venuti fuori da Marte, probabilmente suona veramente strana la nostra parlata, ok? Let's move on, ok? Finiamo con questa parte. Altro modo di presentarsi invece, qua sono due ragazzi che si incontrano, sono due ragazzi tra i 12 e i 14 anni che si incontrano e... In realtà non abbiamo tempo, andiamo ad analizzare solo il dialogo, se vi interessa il libro, abbastanza avvincente, un buon passatempo, e quindi se avete la possibilità di acquistarlo tramite Kindle o altri formati digitali, potete andare sul Kindle Store o su Amazon e andare a cercare una copia. E detto proprio così, in maniera secca secca, ci sarebbe molto da dire anche su questo romanzo. È un romanzo di formazione sostanzialmente, non uno dei migliori di King, soprattutto se lo paragoniamo a dei pilastri come It, The Stand, Heart in Atlantis o altri, ma sicuramente un buon romanzo per fare un pochino di pratica e passare un po' di ore di buon intrattenimento. Diciamo che è uno di quelli per cui si apre e fino all'ultima pagina non si riesce più a metterlo giù. C'è parecchia tensione, molto conciso, è molto incalzante, la struttura è molto coesa, non si perde via in grandi fronzoli nonostante le 500 passapagine di libro, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere un altro modo di presentazioni. Questo è molto più classico, inizia con un What's your name? Ah, qua abbiamo, c'è un piccolo progresso da fare, abbiamo Luke che si incontra con una ragazza, Kalisha. Kalisha è una ragazza di colore, questo ci serve per capire il sarcasmo e la satira che c'è in realtà qua dentro. What's your name? I can't just keep calling you white boy, it's like racial profiling. Luke Ellis, what's yours? Kalisha Benson. She raised a finger. Now, pay attention, Luke. You can call me Kalisha or you can call me Shah. Just don't call me Sport. Why not? E anche qua vi lascio in realtà sulla suspense per il semplice fatto che anche questa è una parte particolare del romanzo. Piccola chiosa sul lessico. Allora, what's your name? Ok, qual è il tuo nome? Ovviamente, I can just keep calling you white boy. Non posso semplicemente continuare a chiamarti ragazzo bianco. It's like, è tipo racial profiling, è come se stessi facendo discriminazione razziale, perché lei è di colore e lui è un ragazzo bianco. E allora il ragazzo risponde, Luke Ellis, ok, what's yours? Pronome possessivo, qual è il tuo? Kalisha Benson. She raised the finger, to raise, sollevare, quindi alzò un dito. Now, quindi lei alzando un dito dice, now pay attention, ok? L'attenzione in inglese si paga, ok? Noi la prestiamo, presta attenzione, fai attenzione. In inglese è sempre cash, ok? Quindi dovete pagare l'attenzione se volete dirlo in lingua inglese. So now pay attention, Luke. You can call me Kalisha, puoi chiamarmi Kalisha, or you can call me Shah, che è semplicemente l'abbreviativo di Kalisha. Just don't call me Sport. Questa è una cosa che può fare un attimo di... Sport? Per quale motivo Sport? Perché Sport? Sport è uno sport. In realtà, soprattutto in inglese australiano, Sport è un altro modo per dire buddy, pal, friend, mate, ok? Ci sono tantissimi modi per dire amico, ok? Forse siete abituati all'espressione classica da Hollywood, hey man, ok? Hey buddy, hey pal,
hey friend, hey bra, come brother, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi modi informali di chiamare uno, hey compare, compagno, amico, mate, come classmate, schoolmate, viene utilizzato mate tantissimo. Sì, forse da qualche parte in America, in British, tantissimo anche quello in Australia viene utilizzato. In America magari c'è più un utilizzo di hey man, in Australia hey mate o might, tante volte a seconda di come lo pronunciano nei regionalismi come in Brisbane o in quelle zone schiacciano un po' la vocale, quindi mate diventa might, anche se è sempre scritto mate. Sport è un altro modo australiano, tipicamente australiano, di dire amico. Ehi amico, ehi bello, ehi compare, quindi può suonare un attimino rude, in realtà nel romanzo c'è una motivazione molto più specifica per la quale la bambina, la ragazza non vuole essere chiamata così. Andiamo a rivederlo. What's your name? Quindi non what's your name, what's your name? I can't just keep calling you white boy, it's like racial profiling. Luke Ellis, what's yours? Kalisha Benson. She raised a finger. Now pay attention, Luke. You can call me Kalisha or you can call me Shah. Just don't call me Sport. Why not? Why not? Why not? No. Why not? No. Why not? Ok, ho il punto di domanda in faccia proprio, ok? L'espressione why not? Ci siamo? E poi c'è anche il now pay attention, ok? Sto dando un ammonimento, sto rimproverando quasi, ok? Quindi sto utilizzando un tono più perentorio. Now pay attention. Now pay attention, non mi addormentano. Now pay attention, Luke. You can call me Kalisha, suspense. You can call me Shah, pausa. Just don't call me Sport. Ok? Secco. Tono più secco, tono un po' più quasi arrabbiato, ok? Ma upset vorrei dire, forse meglio, ok? Ok, due tipologie diverse di presentazioni, due modi un pochino più complessi di presentarsi, ok? Puoi chiamarmi così, ma puoi chiamarmi anche cosà, oppure gli amici mi chiamano così. Ci sono tantissimi modi per presentarsi, possiamo andare ad arricchire moltissimo quello che invece sembrava scontato, dire sì, what's your name, le presentazioni, my name is, punto fine. Possiamo dirlo che due balle, ok? Quando parliamo e quando ci incontriamo con la gente, non funziona così. Vogliamo risultare interessanti, non andiamo sempre con quelle due parole. Andiamo a rileggere tutto ancora una volta insieme. Magari piano piano, così mi potete seguire. E poi chiudiamo. Ok, torniamo indietro. Se ci sono domande, anzi io un po' mi sono lasciato perdere, no, non ci sono più commenti, ma c'è gente, ok, sì, ci siete ancora connessi quasi tutti. Finiamo di vedere questa cosa? Quindi, the clown held a bunch of balloons, all colors, like gorgeous ripe fruit in one hand. In the other, he held George's newspaper boat. Want your boat, Georgie? The clown smiled. George smiled back. He couldn't help it. It was the kind of smile you just had to answer. I sure do, he said. The clown laughed. I sure do. That's good. That's very good. And how about a balloon? Well, sure. He reached forward and then drew his hand reluctantly back. I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad. Very wise indeed. Therefore, I will introduce myself. I, George, am Mr. Bob Gray, also known as Pennywise the Dancing Clown. Pennywise, meet George Denbrew. George, meet Pennywise. And now we know each other. Ok. Passo successivo. What's your name? I can't just keep calling you white boy. It's like racial profiling. Luke Ellis. What's yours? Kalisha Benson. She raised a finger. Now pay attention, Luke. You can call me Kalisha, or you can call me Shah, just don't call me Sport. Why not? Ok, ci siamo ragazzi,
Ok, questo era un piccolo esperimento di lettura un pochino più avanzato che volevo fare con voi, anche per darvi un attimino di brivido, un pochino non solo dal punto di vista del contenuto delle storie, ma anche per iniziare a vedere che in realtà non è così difficile approcciare un romanzo o una lettura, una short story o quant'altro. Tante volte ci spaventa perché non ci sentiamo mai pronti, diciamo no, caspita, prima devo raggiungere chissà che livello, ma quando abbiamo il tempo di raggiungere quel livello, magari tra 1, 2 anni, 5 anni, magari mai, non lo so, e tante cose rimangono lì non fatte. Cominciamo magari con qualcosa di contemporaneo, di semplice, di non troppo particolare, ok? Quindi non romanzi storici, non cose di fine 1800, di 1900, anche perché oltre che delle difficoltà linguistiche che possiamo affrontare, doverci trovare ad affrontare come un linguaggio più lontano dal nostro, dobbiamo trovarci a dover ricostruire tutta quella che è un'ambientazione particolare che facciamo fatica anche a immaginare, tante parole che non conosciamo. Già Sherlock Holmes è un buon punto di partenza, però è ambientato nell'epoca vittoriana, quindi dobbiamo avere a che fare che non avevano le Chevrolet e le Ford e i pick-up, ma andavano con i calesse, quindi c'è tutto un lessico dedicato ai vari tipi di calesse e alle marche, le tipologie, il cocchiere, delle figure, delle professioni, delle mansioni, delle descrizioni anche della città a cui non siamo abituati, quindi non è moderno, non è contemporaneo, non è vicino, non è così immediato, quindi qualcosa di contemporaneo sicuramente. Cosa c'è qua? Cos'è che non funziona? Chi se ne frega, la connessione c'è, quindi vaffanbrodo. Quindi qualcosa di contemporaneo sicuramente ci può aiutare ad avere un più immediatezza. E poi vediamo che in qualsiasi romanzo ci sono queste parti che non sono così difficili da affrontare, ok? Abbiamo delle presentazioni, abbiamo gente che si conosce, gente che parla del più e del meno, abbiamo mille contesti, mille cose, quindi può essere difficile, ma magari qualche pezzo lo possiamo leggere. E non riusciamo a leggerlo tutto, non fa niente, magari la prossima volta prendiamo un altro romanzo, 2 romanzi, 3 romanzi, 3 short story, leggere, l'importante è fare tanta esperienza. Poi magari guardo il film, oppure prima guardo il film e poi leggo il romanzo, prima leggo il romanzo e poi vedo il film da cui è stato estrapolato il romanzo e faccio ulteriori associazioni, magari vedo la scena, vedo che la scena è uguale al romanzo, mi ricordo il romanzo, faccio la connessione e mi ricordo meglio le parole. Questo può essere un buon modo per praticare facendo esperienze senza dover vivere l'ansia del dire oddio, devo fare gli esercizi, ma che balle, no? E abbiamo questa specie di shock psicologico di dover tornare a scuola. Ok ragazzi, se ci sono domande potete sempre mandarmi email, mandarmi commenti di WhatsApp, scrivere nella chat, io resto sempre connesso intanto che faccio girare un pochino di musichette di sottofondo per un paio di minuti intanto che setto 2 cose, quindi se ci sono ulteriori commenti o domande che volete lasciarmi siete i benvenuti, altrimenti se non ci sono ulteriori domande o commenti ci vediamo nella prossima puntata. Allora, prossimi appuntamenti della settimana, giovedì continuiamo con il nostro piccolo torneo di conversazione, so che alcuni di voi già stanno partecipando, quindi colgo l'occasione per ricordarvi che giovedì alle 8 ci dedicheremo all'ultima parte, come vi avevo annunciato sarà particolarmente dedicata soprattutto anche alla fase di ascolto che non abbiamo ancora testato nelle altre 2 puntate, e poi invece dalle 9 alle 10 andiamo avanti con i nostri corsi di giapponese se qualcuno vuole intrufolarsi e vedere un attimo che cosa succede nell'ultima ora del giovedì, siete i benvenuti, altrimenti noi ci vediamo settimana prossima ed eventualmente ci sentiamo per contatto via email, WhatsApp, telefono, quello che volete, ok? Mando la sigla e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao!